tutti continuiamo questo dialogo a vedere questo dialogo tra Gesù e la Samaritana. Ricordate che Gesù ha parlato alla, alla Samaritana dell'acqua viva, dello Spirito Santo. E si conclude un po' ironicamente il, il, la pericope precedente quando la donna dice a Gesù: Dammi sempre di questa acqua, così che non venga sempre qui ad attingere. Eh, pensava a qualcosa di magico. Eh. È chiaro che non poteva capire in quel momento le parole di Gesù, come pure Nicodemo. Il Vangelo di Giovanni ci fa vedere un dottore della legge che avrebbe dovuto colloquiare con Gesù cioè, ai, ai massimi termini e una donna samaritana, pagana, con una vita disordinata, e tutti e due sono. Se, se, sembra un po' ironico. Tutti e due sono, eh, diciamo così, molto umani, ecco, non, non possono, non è che non riescano, non possono comprendere quello che gli dice Gesù in questo momento. Eh, vedete che San Giovanni ci mette in contrapposizione due, due persone lontanissime rispetto al loro stato sociale. Questa era una pagana con la vita disordinata, l'altro era un, un capo dei giudei, un personaggio eminente del, del Sinedrio di Gerusalemme. Ecco, dopo la risposta della donna, al versetto 16, Gesù le dice: Va, chiama tuo marito e poi torna qui. Rispose la donna e gli disse, non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. E Gesù, eh, eh, Gesù eh, non continua il discorso sull'acqua viva. Ma c'è, vediamo, come vedremo, la, la preoccupazione di restaurare la, la vita di, quelli, di quella donna. Ecco già la, il fatto che, come ho detto l'altra volta, eh, Gesù eh, attaccasse il bottone con una donna tutte e due soli al pozzo non era tanto conveniente. In, in, in quella mentalità degli antichi, ecco, anche ebrei ma anche pagani: eh, se andate in Medio Oriente, eh, ad esempio, vedete nei service, negli, nei bus, negli autobus, vedete le donne che stanno da una parte e gli uomini dall'altra. Eh, C'era un rigore così anche in Israele. Quindi, eh, Giovanni ci racconta questo questo colloquio un po' che andava oltre certi paletti che erano le convenzioni sociali che c'erano a quel tempo. E Gesù appunto gli dice chiama tuo marito, come se facesse finta di non sapere che non aveva marito, glielo dirà poi dopo la donna, e poi ritorna qui. E quando la donna le dice che non, che non aveva marito, Gesù dice hai detto bene, infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai non è tuo marito, era un amante. In questo hai detto il vero. Ecco, allora Gesù sposta il discorso sulla vita della donna e fa luce nella sua vita. Cioè, è chiaro che non le ha detto... Eh, non gli ha detto direttamente che aveva una vita disordinata, lo sapeva anche lei, però eh, gli ha fatto capire che, che sapeva tutto. E Gesù qui dà un, un segno di chiaroveggenza anche a questa donna. Come l'aveva dato a Natanaele, vi ricordate? Ti ho visto quando eri sotto il figo. Poi gli dice: Ecco un vero israelita in cui non c'è inganno, lo conosceva benissimo, anche se non, non si erano mai visti, e la stessa cosa succede anche in questo passaggio, dove il Signore è chiaroveggente, conosce tutto quello che c'è nell'uomo. Ecco, ma eh, fermiamoci un attimo. Al versetto 17 cosa vuol dire quando una donna gli chiede della sua vita e ti dice che casomai è accompagnata o sposata e ti dice che è libera, dice non ho marito. Eh, questo bisogna un po', un po riflettere. Eh, una donna che ti nega, che, che fa finta di essere libera vuol dire che probabilmente è interessata. E, e Gesù mette subito le cose a posto, però lo fa con una grande finezza, ecco, senza, eh, senza calcare la mano, diciamo così. Eh, e, e quindi eh, Gesù rivela alla donna eh, che egli sa, conosce. Anche se non l'aveva mai vista la sua vita, gli dà questo segno di chiaroveggenza. Infatti, poi la donna dice: Signore, vedo che tu sei profeta, ecco, la donna capisce subito: un giudeo, eh, un, <coughs> un giudeo come Gesù, che aveva queste facoltà, eh, era profeta, perché i profeti venivano dal popolo di Israele. E, e quindi la donna, eh, la, donna Gesù, la donna, la donna capisce appunto che in Gesù c'è qualcosa di sovrannaturale. Ecco, questo è molto importante che poi ci rifletterà eh, anche se non sappiamo come è andata a finire, però, poi cambia il discorso, capisce che Gesù è un uomo di Dio. E gli fa un'altra domanda, ecco, evitando eh, di parlare questa volta della sua vita personale. Eh, gli dice: Signore, vedo che sei un profeta, i nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, e voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. E... Qui bisogna spiegare un po', ecco, il, i samaritani adoravano sul Monte Garizim eh, e avevano il Pentateuco Samaritano, cioè credevano alla legge di Mosè, al Pentateuco, al pentateuco di Mosè, i cinque libri, però rifiutavano. Ehm, le altre scritture profetiche i, i, i racconti dei profeti anteriori anche di quelli posteriori e quindi c'era un anche i samaritani adoravano il dio creatore il dio yahvé però in un modo molto diverso ecco oggi si potrebbe dire che erano degli eretici. Ecco, noi cristiani nel, eh, qualche secolo fa li avremmo, li avemmo, se, li avremmo ca eh, catalogati come eretici. E gli fa questa domanda la, la, la donna, perché noi adoriamo, i nostri padri ci hanno insegnato ad adorare su questo monte, che era il Garizim, e voi dite, voi giudei, che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Ecco, i giudei sapevano benissimo che il Tempio di Gerusalemme era la casa dove abitava il Dio Creatore. E tutti i giudei, anche Gesù, vedremo nel Vangelo, per le grandi feste di Israele si andava a, al Tempio a fare festa per la Pasqua, per Sukkot, per la festa eh, del primo covone, eccetera. Era quasi un obbligo per il più ebreo andare in pellegrinaggio a Gerusalemme per le grandi feste. E poi la storia sacra si dice che quando Salomone dedica il Tempio appena costruito, ecco, scende, scende la nube a confermare la presenza di Dio. E Gesù eh, le risponde questa volta eh, in modo pieno e dice, credimi donne, è giunta l'ora in cui né in questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza e dai giudei, ma è giunta l'ora di adesso in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, e infatti il Padre cerca tali persone che lo adorino. Ecco, è una risposta molto, molto precisa ed esaustiva. Eh, Gesù dice: È giunta l'ora in cui. Eh, non si adorerà più eh, Dio in un luogo, né al Monte Garizino né a Gerusalemme. E Gesù qua fa una, una profezia, ecco perché i cristiani, piano piano, la comunità cristiana eh, antica, eh, lenta, seppure lentamente, però, piano piano ha abbandonato il culto del tempio, si facevano le eucaristie nelle case. E anche se i primi, i primi discepoli, gli apostoli, eh, dopo la resurrezione del Signore continuano ad andare al tempio. E Gesù fa una profezia perché poi anche ai giudei il tempio è stato sottratto. Ecco, nel 70 d.C., con l'invasione dell'imperatore romano Tito, il Tempio venne distrutto e fino ad oggi eh, gli ebrei non hanno più il Tempio, pensate, che era il centro, per loro era il centro del mondo il Tempio di Gerusalemme e sono duemila anni che non ce l'hanno più. E... E questo, questa cosa è sicuramente voluta da Dio, non è stato un caso la, la distruzione di Gerusalemme e la diaspora, è stata un, una cosa che veniva da Dio, era un disegno di Dio. E Gesù l'aveva predetto, eh, eh, lo predice eh, a, nei discorsi scatologici anche ai Suoi discepoli, cioè la, dis la distruzione del Tempio. E allora come bisogna adorare se non c'è più il Tempio? E intanto Gesù eh, al versetto 22 gli fa una parentesi. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza è dai Giudei. E allora vediamo che anche oggi eh, Gesù... Eh, il Dio Creatore sono, sono conosciuti in modo diverso, ecco quelli che lo conoscono di più. Sono quelli che eh, conoscono la Bibbia, la Rivelazione tutta intera, non solo la legge di Mosè. E, e poi, anche nella, nelle confessioni cristiane ci sono molte differenze tra i samaritani i giudei c'era la differenza che ho detto, e cioè che i samaritani avevano il Pentateuco Samaritano e rigettavano tutti gli altri scritti profetici mentre i giudei prendevano tutto il canone ebraico e lo ritenevano sacro e ispirato da Dio. E perché poi i profeti parlano del Messia, eh, ne parla anche la Torah, però i profeti andando avanti spiegano molte cose del Messia, annunciano eh, con diversi oracoli tante cose di questo re di Israele che doveva venire. E la salvezza è dai giudei, questo serve anche a noi, serve a tutti, sì è vero. C'ha ragione il Signore, la salvezza viene dal giudeo, perché Dio ha voluto fare così, ha voluto, ha voluto prendersi un popolo, dargli una legge con Mosè, dargli una terra con Giosuè, dargli i profeti che predicevano la venuta del Signore, il Signore era giudeo e... Eh, eh, e anche la Chiesa Apostolica era fatta tutta di Giudei e Israeliti. È solo dopo che arrivano le conversioni eh, dai, dal mondo pagano. E quindi c'è tutto il disegno di Dio fino al compimento della venuta del, Gesi del Messia che era in mano ai giudei. La gi eh, I giudei erano la tribù cosiddetta la tribù fedele che aveva mantenuto l'ortodossia eh, religiosa. Le altre tribù erano state deportate in Assiria molti secoli prima. E poi Gesù ci spiega come ador adoreranno. Innanzitutto bisogna credere che il Messia viene da Giuda, come diceva la... Come diceva la profezia, e tu, Betlemme di Efrata, non sei davvero la più piccola città di Giuda perché da te nascerà un salvatore. Doveva venire da Giuda e poi in modo particolare da Betlemme, come è successo. C'era una profezia molto precisa. E Gesù dice, è giunta l'ora adesso che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Sarebbe gli adoratori veraci si dovrebbe tradurre anche che se in italiano sta male, vuol dire gli adoratori veritieri, genuini, sinceri, eh, quelli veri, eh, adoreranno in spirito e verità. E eh, qua si sì, sì, si dibatte moltissimo su cosa voglia dire l'adorazione al Padre in spirito e verità. Ecco, io sono quasi sicuro che si tratta di un'endia di, come dicono i grammatici. Cioè, eh, si potrebbe tradurre adoreranno il Padre in spirito, cioè con la S maiuscola, nello Spirito Santo, che è la verità. Andiamo a vedere la nota. Negli scritti di Giovanni Evangelista la formula spirito e verità è probabilmente un di come dimostrano alcuni passaggi. Potete vedere il greco, lo spirito è la verità, dice nella prima Giovanni l'Evangelista, sempre Giovanni, capitolo 6, versetto 6. È una dichiarazione... Eh, 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 Molto importante per farci capire il testo di oggi, dice lo spirito è la verità, poi quattro volte ricorre la formula opneumatis alithias, lo spirito di verità. Quattro volte nei, negli scritti di Giovanni, quindi siamo quasi sicuri che sia un di Bisognerebbe tradurre lo spirito che è la verità, spirito però con la S maiuscola, come alcuni propongono, poche versioni, ma alcune mettono la maiuscola davanti alla parola spirito. E, e infatti il padre cerca tali persone che lo adorino. Ecco, il padre cerca degli adoratori genuini. Eh, abbiamo detto che vuol dire veraci, veritieri, genuini, sinceri. Poi dice Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Ecco, Dio è spirito perché effonde il suo spirito, lo Spirito Santo, però è anche spirito perché non è carne eh, come noi uomini, siamo noi che siamo umani. Dio, noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, però Dio è spirito, e cioè fa, fa parte di una, di una sfera eh, che, non, che non è dell'uomo, la, la, la sfera degli esseri celesti, eh, è il capostipite. Degli esseri celesti, Dio, quindi Dio e Spirito. E quelli che lo devono adorare, devono adorare in spirito e verità. Ecco, lo ripete Gesù: lo devono adorare nello Spirito Santo, che è la verità tutta intera. E poi lo spiegheremo alla fine questo. Gli dice la donna: so che viene il Messia, cioè il Cristo. Quando questi verrà ci annuncerà ogni cosa, le dice Gesù: Sono io colui che ti parla. Ecco, ehm, la donna capisce che Gesù è un profeta, e allora gli chiede eh, eh, di questa attesa dei giudei della venuta del messia lo sapevano anche i pagani che gli ebrei aspettavano un messia cioè il cristo Christos in greco vuol dire lunto e eh, vuol dire messia messia anche mashiach in ebraico vuol dire eh, anche, anche l'ilunto il consacrato del signore eh, sono due parole messia è una tras traslitterazione dell'ebraico e cristo e Cristo è la parola greca che indica la stessa cosa. Quando questi verrà ci annunzierà, ci ci annunzierà ogni cosa. E sapevano che il Messia, anche i samaritani, anche i pagani, doveva venire a dire, a completare qualcosa. Ecco, quindi la rivelazione che c'era stata fino ad allora non era completa. E infatti Gesù stesso dice, io non, sono, non crediate che sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto ad abolire, ma sono venuto a portare a compimento. Ecco, eh, Gesù, Gesù stesso lo dice. E, la, e i samaritani lo sapevano che ci si attendeva un Messia che avrebbe detto... Qualcosa di nuovo, però sempre in linea con la storia sacra precedente. E a questo punto, al versetto 26, c'è una cosa sbalorditiva: le dice Gesù: Sono io colui che ti parla. Ecco qui c'è un problema di cui ne parleremo dopo: eh, che Gesù non ha mai rivelato a nessuno negli altri Vangeli. La sua, direttamente, la sua identità messianica, e qui lo fa con questa donna pagana, con la vita disordinata. E, e come abbiamo visto, ed è una cosa sbalorditiva. Certamente, Gesù prepara la strada per i suoi discepoli alla conversione dei samaritani, con questo episodio, come vedremo anche dopo. Ritorno su questo argomento: il reserbo messianico si chiama, perché Gesù non ha mai, eh, non ha mai rivelato la sua identità eh, segreta, che era quella di Messia. Tut, molti lo, lo, lo paragonavano a uno degli antichi profeti, oppure a Elia, oppure a San Giovanni Battista che era risuscitato, come pensava Erode, ecco, però. Eh, si arriva solo a, a definirlo con la formula di figlio di Davide, che voleva dire il Messia, alla salita a Gerusalemme, ecco, prima della sua condanna, solo verso la fine, negli altri Vangeli. Qui invece Giovanni ci fa vedere altri casi in cui, eh, eh, ad esempio, i discepoli, Andrea e Natanaele, e dicono tu sei il messia tu sei il re di israele però ci arrivano loro e non è mai Gesù a dirlo dopo Gesù quando Natanaele e Andrea dicono così Gesù ritorna a nascondersi sulla formula figlio dell'uomo che vuol dire due cose nella lingua antica vuol dire uomo ma è anche quel figlio dell'uomo che leggiamo al capitolo 7 della profezia di Daniele, quando c'è l'antico di giorni, il vegliardo, a cui viene presentato un figlio d'uomo, cioè un essere umano, non un angelo, a cui viene conferito potere, gloria e regno eterno. E. E pensate che la formula eh, ambigua figlio dell'uomo, dietro la quale Gesù si, si nascondeva, nascondeva la sua identità messianica, c'è nei Vangeli più di 80 volte. Quindi eh, il riservo messianico è una linea che c'è moltissimo nei Vangeli, anche se alcuni la negano. Eh, e qui la cosa sbalorditiva è che Gesù si rivela lui stesso. Ecco, forse è l'unico luogo in tutti i Vangeli in cui Gesù confida a una sconosciuta la sua identità messianica. Ecco, poi volevo accennare anche al comportamento di Gesù. Abbiamo visto, l'ho già detto, come Gesù tratta questa donna. Ehm, Intanto le dice delle parole che vengono dal cielo, perché gli parla dello Spirito Santo, dell'acqua viva, però poi gli dà un segno della sua chiaroveggenza per aiutarla e farle capire che era un profeta, che aveva delle doti sovrannaturali, dei doni sovrannaturali. E poi allo stesso modo eh, è molto bello vedere come Gesù la corregge e tende e così a portarla a rimettere in sesto la propria vita. Ecco, Gesù si preoccupava delle anime, ma lo fa con grande dolcezza, senza calcare la mano, senza offendere. Ecco, questo eh, allora. Eh, questo è il, è il modo di comportarsi di Dio. Ecco, Tante volte eh, nell'ebraico si dice Chesed Vehemet, è un Dio di Chesed Vehemet, cioè di misericordia ma anche di verità. Ecco, Guardate che eh, queste due qualità noi non le abbiamo, ce cioè le ha solo Dio. Eh, se, se, se ci sentiamo misericordiosi, poi possiamo anche essere menefreghisti, cioè eh, eh, non fare caso degli errori degli altri, quindi non correggerli, quello non è amore. Oppure fregarsene, con, ah, fregarsene quando riceviamo un'ingiuria, ecco perché la persona non ci interessa e l'abbiamo già scartata, non lo facciamo. se non reagiamo non lo facciamo certo per misericordia. E dall'altra parte la verità eh, può essere spietata, e il Signore oggi poteva essere più severo con questa donna disordinata, invece non lo è. E nel dialogo si vedono queste due qualità di Dio, che Gesù aveva in pienezza, di misericordia e verità, che per noi cristiani dovrebbero stare insieme. C'è un, un lieve rimprovero da parte di Gesù: hai detto bene, non hai marito, però eh, poi il Signore non non calca la mano si parla parla si, si ricomincia a parlare di altre cose e la, la donna sapeva che gesù era profeta e quindi sapeva già cosa gli avrebbe dovuto dire però gesù rinuncia non gli dice devi smettere di andare da un uomo all'altro eh? la donna lo sa già e poi ehm, ehm, la misericordia di Gesù insieme alla verità, guardate che difficilissimo è un equilibrio, è un po' come, eh, come camminare sul filo con l'asta. <ride> si può cadere di qua o di là. Eh, come ho detto prima, si può cadere da una parte verso il menefreghismo oppure la finta o il buonismo o la finta misericordia e dall'altra parte si può si può cadere nella, nella spietatezza eh, oppure ancora peggio nella crudeltà dando un giudizio tranciante su una persona. Ecco, poi per concludere questa adorazione in spirito e verità, eh, Gesù dice che lo spirito vi insegnerà la, vi dirà, vi insegnerà la, la, la verità tutta intera. Eh, allora abbiamo visto che è un indiadi e innanzitutto per il cristiano vuol dire che ci deve essere la presenza dello Spirito Santo. Eh, San Paolo dice che addirittura dovremmo pregare nello Spirito Santo, cioè lo, lo, anzi dice che lo Spirito Santo eh, prega dentro di noi con gemiti inesprimibili addirittura. Quindi lo Spirito Santo è, diciamo così, quel, è quel dito di Dio che forgia la persona e la crea una persona nuova, il dito di Dio. Come Dio scrisse le tavole di Mosè con il suo dito, ecco, anche a noi ci ricostruisce, come fa un artista, come farebbe Michelangelo eh, con... Eh, con dei colpi di scalpello da grande artista ci, eh, ci rimette in sesto, ecco, ci fa diventare uomini nuovi, oppure l'altra espressione che abbiamo visto nel dialogo con Nicodemo ci fa diventare uomini nuovi, se lo vogliamo. Ecco questa è la, è la condizione eh, principale. E poi il cristiano deve essere vero, verace, veritiero, genuino, sincero. Ecco, queste sarebbero le qualità del cristiano che dovremmo avere, invece poi vedremo, eh, leggeremo un testo. E poi soprattutto il cristiano deve essere un uomo, come dicevano anche i filosofi, che ama la verità e la ricerca con tutto se stesso. La verità su tutto, sulle cose, sugli uomini, sulla vita, eh, eh, su quello che succede nel mondo. Ecco, eh, il cristiano, come dicevano i filosofi, che la, la ricerca della verità è il principio della sapienza. Eh, se il cristiano non ha queste qualità, eh, eh, rimane sempre un, un cristiano da poco. Innanzitutto lo Spirito Santo che va, andrebbe invocato continuamente e poi questa verità che è collegata allo Spirito Santo che se la manifesta lui e noi dobbiamo camminare in questa verità. Ecco, io vi leggo adesso eh, per dire i problemi della Chiesa, leggo San Paolo, che lascio dirgli a lui senza. Eh, eh, senza dirgli io, che sennò no poi cado nella, nella detrazione, la seconda Corinzi capitolo 12, versetto 20. E San Paolo parla, parla alla sua Chiesa e dice: mm, Scusate. e dice mm, San Paolo sta per ritornare eh, alla sua comunità dei Corinti e dice certo da tempo vi immaginate che stiamo facendo la nostra difesa davanti a voi ma noi parliamo davanti a Dio in Cristo e tutto carissimi è per la vostra edificazione poi dice temo infatti che venendo non vi trovi come desidero e che a mia volta venga trovato da voi quale non mi desiderate, che per caso non vi siano contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini, e che alla mia venuta il mio Dio mi umili davanti a voi, per colpa vostra. Allora vedete anche nelle comunità antiche c'erano tutti questi problemi che ci sono anche oggi molto nella Chiesa, forse ancora di più. Ecco, e vediamo invece un'altra lettera, quella di Giacomo, al capitolo 5, al versetto 16. Giacomo dice una cosa importantissima rispetto allo spirito e alla verità del cristiano, la genuinità, la sincerità, dice addirittura... «Confessate i vostri peccati gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guadriti». Questo si vorrebbe dalla Chiesa. Pensate un po'. Facciamo fatica ad andare dal prete a dire i nostri peccati e San Giacomo, San Giacomo dice che dobbiamo confessarli anche ai nostri fratelli cristiani, certo a quelli fidati. Però per dirvi questa sincerità a 360 gradi, genuina, veritiera, verace, sincera, eh, questo atteggiamento, ecco, questo la Bibbia vuole dal cristiano, ecco, eh, Noi non ci pensiamo mai. Chi è che, che racconta all'altro tutte le malefatte, tutti i suoi peccati, che non nasconde nulla all'altro? per entrare in comunione, eh, questa è la comunione dei santi, eh, a livello umano è rarissima, non so neanche se ci sia, quando si apre completamente il cuore all'altra persona e l'altra la, persona per comunione lo apre a te, questo è il cristianesimo. Se ci sono delle bugie, dei dissensi, delle animosità, delle invidie, come dice San Paolo, la Chiesa è malata, la Chiesa non è, non sono uomini nuovi, sono uomini vecchi, siamo uomini vecchi, se ci sono tutte queste cose. E vedete la sacra scrittura? E gli apostoli cosa ci chiedono: misericordia e verità. Unite insieme, sincerità, verità, genuinità, veracità. Questo è il vero cristianesimo. Pace bene a tutti e buona giornata.